In questo video andiamo a parlare del perché i miei clienti riescono ad arrivare a 100-200 richieste al giorno. Se avete visto tramite le mie storie, posto ogni giorno risultati dei miei clienti. Vincite hanno chiuso contratti da 450 euro trimestrali, 800 trimestrali, alcuni personal trainer o personal trainer preparatori che riescono ad arrivare a 100 o superare 100 richieste giornaliere. Tanti non riescono a capire come mai, ok? Ho ricevuto, ad esempio, negli ultimi giorni, hanno prenotato con me delle persone che volevano fare un consulto gratuito per capire come entrare nei miei percorsi e vedevo che hanno scritto mercato saturo. Come fa a essere un mercato saturo? Siamo in 50 milioni di persone, se sei un personal trainer, quindi che aiuti tutti a perdere peso, aumentare massa muscolare, ci sono 50 milioni di italiani. Ok? Cosa pensi che perché ci sono 10-15 personal trainer che sono molto forti, quindi fanno vedere che, ci son, che hanno tanta richiesta, hanno saturato il mercato? 50 milioni di persone, tu pensi che con 10-15 coach online in Italia hanno preso tutta la richiesta? No. Ok? Hanno tanta richiesta, ma c'è ancora tanta, tanta domanda che va soddisfatta, ok? Poi comunque in Italia siamo indietro rispetto agli americani. I coach che vedi, i fitness influencer o coach che magari hanno 100-200 mila follower, magari non hanno mai fatto un corso di marketing, non sanno marketizzare, fanno contenuti di intrattenimento. C'è differenza tra fare il coach online, quindi aprire la tua pagina per un scopo lavorativo e aprire la tua pagina così tanto per ti va di culo, ti vanno virali un po' i video, ma effettivamente non sei un vero imprenditore, non sai gestire un'azienda, magari c'è 100.000 follower e fai 2.000 euro. Non pensate che una pagina grossa faccia tanti soldi, non è per forza così, ok? Ovviamente per una persona che non è dentro l'online non riesce a individuare questi schemi. Questo per farvi capire. Quindi nel video di oggi voglio spiegarvi qual è il metodo che utilizziamo con i nostri clienti per andare a massimizzare le richieste, quindi arrivare a 100-200 richieste al giorno e come fare a ricreare più velocemente il pubblico. Ok, come dico spesso, devi trovare un metodo per far crescere la tua pagina lavorativa. Non puoi pensare di fare 10.000 o non puoi pensare di fare 3.000 euro, 5.000 in maniera consistente, magari andare a crescere perché i clienti che stanno più tempo da me comunque superano i 5.000 euro mensili. Devi pagare in pubblicità, devi andare a controllare la tua fonte principale di traffico. Un negozio che in un paesino sperduto che non conosce nessuno, ha meno probabilità che lunedì, martedì, mercoledì ci sia molta folla in questo negozietto, perché non è scoperto da nessuno. Quindi noi dobbiamo far scoprire la nostra pagina lavorativa. Ovviamente la nostra pagina lavorativa deve essere impostata bene. Quindi ci sono tante cose che noi dobbiamo andare a curare e la prima cosa è un negozio non può fare vendite se non è scoperto da nessuno, se non ha canali di traffico. Stesso concetto della pagina Instagram. Ecco perché con i nostri clienti utilizziamo le pubblicità a pagamento, quindi bisogna saperle fare per andare a velocizzare la cosa. Puoi dire mi piacerebbe arrivare a 10.000 follower, poi non è questo il concetto che devi avere, nel senso il concetto che devi avere deve essere basato sui soldi. Perché è un'attività, non va avanti perché c'è una community di persone che ti manda i messaggini, oh ciao, come stai? All'inizio l'attività va avanti con i soldi, cresci con i soldi, dovrai pagare l'affitto, dovrai pagare le bollette, la tua attività non va avanti con il messaggino grande, grazie per il contenuto, confermi? Quindi c'è bisogno di impostare bene delle fondamenta per vedere dei primi risultati nelle prime settimane o nel primo mese. Tendenzialmente, se stai facendo le cose fatte bene, nelle prime settimane dovresti ricevere le prime richieste. Se non stai ricevendo le prime richieste, può essere un problema di traffico, la tua pagina non è scoperta da nessuno, quindi difficilmente arriverà a richieste. O la tipologia di contenuti che stai facendo e te come persona magari non matchi, non devi ancora imparare a creare bene i contenuti, ci sono tante cose, ok? Nel training di oggi ti andrò a spiegare che metodo utilizziamo con i nostri clienti. Ok, iniziamo. Allora, vi faccio vedere il mio cliente Giulio Sembinelli Trainer.
In questa parte, in questa sezione, voglio parlare della fonte di traffico, ok? Un'attività online non può crescere se non ci sono ogni giorno nuovi occhi che guardano il vostro negozio, guardano la vostra pagina lavorativa, ok? Esempio, se avete oggi 900 follower e tra un anno avete 900 follower, sicuramente la persona non sta facendo soldi. Ok, perché? Perché semplicemente sono sempre le stesse 900 follower, prima o poi magari su quei 900 avranno comprato quanti? 3 a 4 sono veramente potenziali clienti, poi dipende dai follower, come hai fatto a ottenere questi follower. Tendenzialmente con Giulio, subito da quando abbiamo iniziato a lavorare nel 2022, siamo andati a privilegiare i contenuti video, perché i contenuti video fanno da padrone in quest'era. Come potete vedere, la maggior parte dei contenuti di Giulio è focalizzata in Reels. Poi ovviamente se andiamo a vedere nella sezione post, fa immagini, caroselli, ma tendenzialmente quando abbiamo iniziato volevamo boostare direttamente subito l'attività e iniziare a ricevere subito le richieste, delle richieste lavorative nel più breve tempo possibile, e l'unico modo è impostare un buon profilo con il messaggio giusto di comunicazione e avere tanto traffico. E l'unico contenuto che porta tanto traffico è Reels, quindi su Instagram e TikTok, perché abbiamo sfruttato anche i contenuti organici di TikTok. Ora, andando avanti, in questo video qua 933.000 visualizzazioni, abbiamo 1 milione di visualizzazioni, quindi potete capire che una pagina che gli arrivano, non lo so, 100 visualizzazioni alla 100 visitatori del profilo in un mese, e una pagina che ottiene 1 milione di visitatori, comunque di views, nel profilo, avete già capito che ha molta più possibilità di fare più soldi. Ok, vediamo di Logitech. Vi sposto la mia immagine sotto. Quindi ve la metto qua. Ok, ripartiamo. Ok, quindi questo è il primo concetto, avere una grossa fonte di traffico ogni singolo giorno. Quindi, o che postate ogni giorno contenuti Reels, ma lo svantaggio dei Reels che ovviamente non potete educare molto bene il vostro potenziale cliente. O avete delle buone capacità comunicative e di editing, tendenzialmente magari una persona che parte all'inizio completamente da zero non ha questa capacità, se parte da solo, se è affiancato da un mentor come ad esempio Giulio, quando si è affiancato da me, ovviamente strada spianata, perché gli ho detto esattamente tutto quello che deve fare, mi manda il contenuto, guarda, questo non va bene, non va bene, non va bene. E ovviamente, come ben sapete, se sei affiancato da una persona che ha già fatto un qualcosa, la persona andrà più veloce. Per quelle persone che stanno andando, cercano di avviare un'attività di coaching da soli, penso che dentro la loro mente sanno che stanno andando senza un metodo. Quindi, prima cosa, bisogna avere una fonte di traffico per far crescere l'attività. Principale fonte di traffico di Giulio, che è stata quando abbiamo iniziato, sono i Reels. Andiamo a evidenziare come fa però la pagina lavorativa a massimizzare le richieste, perché è importante. Magari ci sono tante persone che fanno: io faccio tutti i giorni Reels, però non ricevo le richieste. Allora, innanzitutto, tutto il traffico che tu porti nella pagina deve essere indirizzato. Ci devono essere canali in cui indirizzano il traffico da qualche parte. Come potete vedere qua nella bio, subito noi mettiamo per ogni cliente, se avete capito chi sono i miei clienti, nella bio abbiamo sempre una call to action, un invito all'azione. Scrivi calcio in DM per iniziare una preparazione atletica. Le persone, su 100 persone che magari guardano la bio, il 20% converte subito. Ma se tu non lo metti, se tu non metti un invito all'azione, le persone non è che così a caso. Sì, ci saranno persone che ti scrivono: oh, guarda, ho dei problemi, ho visto la tua pagina lavorativa, mi potresti aiutare? Ma se tu metti un invito all'azione, vai a massimizzare ancora di più le richieste. Esempio, come potete vedere qua, all'inizio di ogni descrizione di ogni mio cliente, noi andiamo a mettere sempre la call to action per andare a indirizzare il traffico da una parte. Se noi andiamo ad ascoltare il contenuto di Giulio,
Tu vuoi diventare un attaccante migliore? Non perdere tempo e inserisci queste tre tipologie di esercizi nei tuoi allenamenti. Punto primo, salti orizzontali, per poi passare ovviamente a salti verticali con o senza sovraccarichi. E infine sollevare i pesi alla massima velocità possibile. Se sei un calciatore maggiorenne e vuoi iniziare un percorso con me... Come potete vedere, noi creiamo contenuti per attrarre il traffico, vogliamo che determinate persone guardino il nostro contenuto, vogliamo attirare attenzione dentro il mercato. Bene. Grazie ai nostri contenuti prendiamo il traffico svolge questo lavoro di ascoltare il nostro contenuto fino ad arrivare ad una parte dove noi decidiamo di indirizzare il traffico dove vogliamo. E dove vogliamo indirizzare il traffico? Nei DM. Se vuoi iniziare il tuo percorso di preparazione, scrivimi in DM. Su 1 milione di persone, magari il 60-70% è in target, quindi sono atleti, sono calciatori. Di questo 70%, il 10% converte. Converte tutte le richieste. Ma se noi non andiamo a strutturare i video, il nostro profilo, i nostri processi di vendita, tale da permettere di massimizzare le richieste, questa cosa non succede. Quindi vedi le persone che creano contenuti, ci sono alcuni che magari mettono metti mi piace e lascia un commento, bene, stai dicendo alla persona di fare quello. Vuoi massimizzare le richieste, inizia a vedere dove sono nel tuo profilo, dove vuoi mettere le call to action. Questo video le persone pagano per queste informazioni, ok? Quindi bene, voglio dare davvero di valore, poi tanto so che bene o male, quando sarete pronti a venire da me comunque per iniziare ad avviare la vostra attività di coaching e per l'implementazione. Le informazioni si trovano su internet, ma il problema delle persone è che non sanno rielaborare tutte le informazioni e mettere i puntini per poi avviare l'attività e ottenere risultati. Ok. Quindi, come detto, traffico bisogna indirizzarlo per andare a massimizzare le richieste, bisogna indirizzarlo da qualche parte, che sono i DM. Infatti nella fase di DM, poi dopo noi andiamo a chattare con la persona, abbiamo una persona dedicata, adesso Giulia è un team, quindi c'è una persona dedicata che gestisce la parte di chat, che gestisce, va a qualificare la persona e se effettivamente un potenziale cliente lo va a indirizzare a prenotare una chiamata con il venditore o con Giulio, dipende dalle sue disponibilità. Questo è per farvi capire diciamo il principio di come far crescere un'attività di coaching senza il traffico, ok? Tendenzialmente sono i contenuti video, non si può crescere. È un'altra cosa importante, attualmente quando arrivi ad un certo livello andiamo a implementare la pubblicità, perché i contenuti organici non possiamo prevedere in un mese quante views, quante visualizzazioni porteremo sulla nostra pagina, ok? Giulio, come potete vedere, c'ha 4.000 qua, 95.000, 13.000, 11.000, è una buona fonte di traffico organico, quindi può guadagnare tranquillamente delle ottime somme, ok? Senza andare a pagare un euro in pubblicità. Però quello che noi adesso siamo andati a fare è andare a scalare, ok? Quindi per andare a scalare bisogna andare a stabilizzare, essere sicuri. Ogni singolo mese noi abbiamo tot visitatori della pagina, da questi tot visitatori abbiamo tot richieste, da queste tot richieste abbiamo tot vendita, KPI, dati, senza dati non puoi crescere un'attività. Quindi siccome l'organico non è prevedibile, quindi i dati sono tutti sballati, dobbiamo andare a stabilizzare l'attività come andando a pagare in advertising, facendo pubblicità. Quindi andiamo a vedere il contenuto, questo contenuto qua. Se sei un calciatore e vuoi aumentare la tua velocità per bruciare più avversari possibili in campo, riuscire a vincere più contrasti e saltare più in alto per vincere più duelli aerei, allora seguimi per vedere video gratuiti e migliorare la tua performance sul campo. Questo video qua c'ha 268.000 visualizzazioni. Quello che abbiamo fatto, siamo andati a creare un video ads apposito per andare a attirare l'attenzione dei nostri potenziali clienti. Quindi questo video lo stiamo facendo girare a circa 15 o 20 euro al giorno, per andare a ricreare ancora più velocemente il nostro pubblico e assicurarci che ogni singolo mese noi stiamo andando a comprare tot impression, tot visualizzazioni alla pagina. Quindi non ci stiamo affidando all'organico, perché affidarsi all'organico, se dici voglio fare 10.000-15.000 euro, sì, però con l'organico non puoi dirlo. Andando a implementare un altro canale di traffico per stabilizzare
l'attività, come la pubblicità di pagamento per avere tot visualizzazioni di pagina, ok? Possiamo andare a predire quanto saranno i nostri guadagni. Vogliamo più guadagni? Spendiamo più soldi in pubblicità, strutturiamo un team e manteniamo i standard, comunque i KPI, i dati dell'azienda. Ok, quindi facciamo sempre un video ads per tutti i miei clienti, anche chi parte da zero, magari prima impostiamo tutto il profilo e poi partiamo con le ads. Non è che stiamo lì a dire aspettiamo 3 anni per arrivare a 10.000 follower. Paghi, appunto. Prima vendita, seconda vendita che fai in organico, prendi quei soldi e le reinvesti in ads. Quindi abbiamo parlato di fonti di traffico. Come facciamo a prenotare meeting? Come fa ad avere 100-200 richieste, Giulio? Semplicemente perché ci sono dei meccanismi che vi ho appena, alcuni vi ho spiegato qua. Quindi per aumentare la richiesta è tutto. Ok, siamo alla fine del training, parte finale. Spero che il video ti sia piaciuto. Se vuoi installare il nostro metodo per andare a avviare un'attività di coaching facendo le cose fatte bene, non dire organico, organico, organico. Con l'organico magari puoi fare i primi soldini, ma se vuoi avviare un'attività, ok, e non vuoi fare un hobby, nel senso che ogni tanto posti contenuti, speri che ti arrivano delle richieste, ok, se vuoi avviare un'attività e farla crescere e strutturare poi anche un team, possiamo installare il nostro metodo, ok? Ti basta prenotare una chiamata gratuita con me. Quindi ci sarò io a sentire il tuo progetto, comunque a vedere se effettivamente hai i requisiti per lavorare con me e se ci sono tutti i requisiti allora ti andrò a mostrare la mia offerta, il mio percorso. Quindi lascerò il link per prenotare una chiamata gratuita con me. Ora non so quando uscirà il video, ok? I prezzi comunque continuano ad aumentare di mese in mese finché i risultati ci sono. Per mantenere la qualità, ok, e avere la disponibilità per pagare i migliori talenti per far entrare dentro il mio programma e aiutare poi dopo voi, ok, i prezzi continueranno ad aumentare. Quindi se vuoi lavorare con una persona che in primis lui è stato un personal trainer e ha avviato e fatto crescere la sua attività di coaching, c'erano 37 clienti nel primo anno, e ha investito in formazione estera, ho investito in coach australiani, americani ed italiani per capire meglio come si avvia e si fa crescere un'attività di coaching, acquisizione clienti, pubblicità, pagamento, marketing, vendita e continuo ad aggiornarmi. Sono la persona giusta se sei un personal trainer, preparatore o nutrizionista. Detto questo, ti aspetto in chiamata o se no continua a guardare i video gratuiti fino a quando sarai pronto e ci possiamo sentire.